Sindaco, il caso di dirlo, il centro di Pena Sant'Andrea che riparte dopo appunto l'evento infasto del 2017, l'arteria principale via Cona che torna a vivere. Purtroppo dopo l'evento nevoso, come ha detto bene lei, del 2017 si è riacutizzata una frana e siamo stati costretti a chiedere aiuto in regione per avere un finanziamento di oltre 1 milione di euro ci è stato concesso, con il quale siamo riusciti a costruire due paratie, uno sul bordo strada con 79 pali e 14 tiranti, uno sul ciglio della scarpata con 92 pali e 47 tiranti. L'opera della paratia sul bordo strada è stata particolarmente invasiva e a quel punto abbiamo dovuto rifare tutta la pavimentazione, ma soprattutto abbiamo approfittato per rifare i sottoservizi. La 2I Rete Gas ha rifatto tutta la linea per quanto riguarda il gas, la Ruzzo Reti ha rifatto tutta l'adduzione per quanto riguarda l'acqua potabile. Poi è stata rifatta la fognatura separando le acque bianche dalle acque nere, la pubblica illuminazione con 13 pali con lampade LED, la balaustra che è stata sistemata sopra il muro a gravità che è stato rivestita con mattoni a faccia vista. Presidente, un'opera importante per Pena Sant'Andrea per quanto riguarda il rischio idrogeologico, anche in vista di quanto sta accadendo in generale in Italia visto il maltempo. Proprio in una giornata di pioggia, insomma, viene proprio come il cacio sui maccheroni, come si suol dire. È un'opera importante, si attendeva da anni e abbiamo ottenuto questo finanziamento per la regione distribuito ai comuni colpiti dagli eventi del 2017, quindi adesso siamo all'apertura dei cantieri, segno insomma di una continuità nell'azione amministrativa che sta risolvendo uno alla volta tanti piccoli problemi di questi nei nostri comuni.